una giornata importante che appartiene alla nostra storia, alla nostra tradizione, era importante quest'anno poterla organizzare, anche così in forma ovviamente ridotta. Purtroppo l'anno scorso in pieno lockdown la situazione era più complicata e quest'anno abbiamo voluto fortemente, grazie al lavoro assolutamente meritorio di Teramo Nostra, che ringrazio, la presenza fondamentale dell'associazione per la vita della nostra comunità, e quest'anno assume un significato anche diverso, perché il messaggio di questa festa, di questo momento, è un messaggio che è assolutamente di attualità. È il momento nel quale noi dobbiamo assolutamente rimuovere i contrasti, le barriere, gli scontri, le divisioni, per sentirci tutti comunità e affrontare questo momento. Era importante anche e soprattutto per questo quest'anno poter celebrare la festa, e poi ci ricorda anche il ruolo straordinario, insomma, che hanno le donne, le pacere, in una comunità che voglia sentirsi grande, voglia avere una prospettiva e sappia vivere insieme. Le donne sindaco governavano all'epoca? Sì, hanno avuto un ruolo straordinario, ecco, e hanno dimostrato come la tenuta di una comunità ha bisogno di punti di riferimento, e le donne costituiscono un punto di riferimento della società, non solo sotto l'aspetto ovviamente familiare, ma anche e soprattutto istituzionale per la vita di una comunità. Ecco perché questo è un altro messaggio che ci deve assolutamente invitare a guardare diversamente tante cose. Un segno di resilienza per la nostra città, che questa festa sentita, anche se sembra che Teramo sia una città un po' abulica, non è così, perché l'abbiamo riproposto l'anno scorso, non abbiamo potuto fare niente, in 2 anni c'era un mare di persone a seguire questo evento, che è stato un evento, diciamo, le donne si sono sempre lamentate, invece questa è una festa che ricorda che questa città è stata governata per 300 anni da solo donne, c'erano le pacere che hanno governato Teramo, quindi è un evento che è codificato, tutto scritto, non è un evento inventato per far sì che si faccia una rievocazione storica, è un evento che potrebbe essere di volano anche per le tante iniziative per la pace. E io, se si trovano sempre i benedetti fondi, si potrebbe anche invitare qualche Nobel per la pace. E come papà sono orgoglioso, per esempio, quest'anno che mia figlia e il suo gruppo hanno vinto il Nobel per la pace per aiutare i più poveri del mondo.